Ok ragazzi, siamo qua con Alex e Luca di nuovo e abbiamo deciso di iniziare questa rubrica di Muscle Talk, quindi semplicemente parleremo di alcune tematiche di cui si parla ultimamente, alcune tematiche scottanti di cui si parla, abbiamo parlato prima per cui è da ridere, e di cui si parla magari nei gruppi Facebook, nel web e tutto il resto, daremo il nostro punto di vista e speriamo di condividere dei concetti interessanti. Tra parentesi, ho notato che registrando io lo schermo mi si vede in basso il mio attiva Windows, che fa vedere che non ho pagato l'abbonamento Windows, però vabbè, dettagli. E, allora, per rompere un po' il ghiaccio, Alex e Luca, volevo sapere da parte vostra come vi state allenando al momento, quindi iniziamo subito a parlare dall'allenamento. E chi inizia? Dei due? Chi ha messo peggio? Io ho messo peggio. Parliamo di Alex che mi diceva che è tornato in sala B. Peggio di me non ci ha messo nessuno, dai. Allora, io. Allora, non ho un piano precisissimo per ora. Allora, considerando che l'ultimo anno è stato discretamente disastroso, perché mi sono riuscito ad allenare pochissimo, considerando che non sono stato per niente bene, diciamo che per ora mi sto accontentando di allenarmi. L'ultimissima scheda, allora, nonostante io sia stato male durante l'anno, mi sono comunque continuato a focalizzare su spalle e schiena. Infatti, nonostante tutto, sono discretamente migliorato. L'ultimo periodo l'ho buttato un po' sul controllo muscolare, che non era tanto una cosa che serviva a me, ma serviva ad un ragazzo che sto preparando e su cui stiamo valutando se andare in gara o meno. Quindi io ho tirato fuori quelle vecchie cose di una volta che hanno sempre funzionato, quindi isocinetiche, quelle tempistiche 3-1-3, peak contraction, deep power, quei vecchi stili, quelli là vecchi vecchi che hanno sempre Oh, funzionato. vecchi, io li uso ancora. No, ma Ma funzionano. noi siamo vecchi in questo, nello spirito. Li usiamo perché funzionano, quindi niente stripping, niente di strano. Diciamo, l'unica cosa un po' più particolare era un down the rack, anche perché lui non l'aveva mai fatto, e quindi gli ho voluto dare anche questo stimolo. Le carenze sue grosse sono braccia e spalla, quindi funzionavano discretamente. Allenamento che uso spesso su tanta gente che seguo, quindi niente di particolarmente nuovo. Non mi ricordavo, anche se lo sapevo, che nonostante non ci mettessi dei carichi assurdi per fare quei tipi di lavoro, diventavo un devasto. Infatti, dopo 5 o 6 settimane me ne sono andato di nuovo in regime. Così, ottimo. Eh sì, perché uno continua sempre a ragionare sull'impatto metabolico di quando spingi un casino di peso e ti scordi che in realtà ti puoi cuocere in tutt'altro modo, che nel suo piccolo è anche molto divertente come cosa. La cosa divertente per me di questo periodo è stato che non mi allenavo in una sala ai pesi dai tempi di quando stavo a Imola. Quindi mi sono scollato dall'Omicim per farmi un mesetto in questa sala. Quindi molti macchinari che ovviamente a casa non ho, mi ci sono divertito. Quindi bello stimolo anche quello. Quanto lo reputi importante avere a disposizione così tanti macchinari o comunque un pool di macchinari da utilizzare? Allora, una cosa che ho sempre detto, quando mi dicono, ma tu cambi sempre gli esercizi? Ma tu metti sempre tante tecniche, usi tanti metodi. Io sono quello che quando entri in sala, dopo un pochettino la gente viene e fa, ti alleni completamente diverso da tutti gli altri qui dentro. A me piace tanto girare. Allora, io l'ho sempre pensato in questa maniera. È un parco giochi per me, la sala. Quindi più pupazzi ho per poter inventare storie, meglio è. Quindi per me più macchinari ci sono, più possibilità hai, più tecniche conosci, più possibilità hai, più roba ti puoi inventare, più possibilità hai. Ovviamente senza scadere in quei cazzo di esercizi tipo da circo, tipo lo scotto sulla palla, tipo l'orsa. Però Mi fa il sai, tanterò. sì, però sai, le varianti mi piacciono parecchio. Sembra una stupidaggine. Sì, è vero, No, le no, varianti.
le aperture le puoi fare con i manubri e le puoi fare col classico cavo, ok, però tipo se c'è la macchina perché no? Oppure io per esempio che ho sempre avuto difficoltà con l'attivazione del dorsale, il manubrio sì, ma è più difficile da imparare a governare piuttosto che un bell'ouro fatto come Dio comanda, sì. Quindi questa palestra è, per le nostre parti, è un po' particolare, è molto stile Gold Gym, quindi molto aperta, tante macchine, e muovendo sempre bilancieri e manubri uno ci si diverte, anche perché lo stimolo a un certo punto sembra una cosa nuovissima, anche se ci eri abituato tranquillamente, quindi è molto divertente. La scheda che mi sono programmato adesso, io sono l'unico che fa il preparatore e che fa il lavoro al contrario. Di solito tu fai il preparatore, gli inculi le schede fotocopia ai ragazzi che segui. E io invece faccio le schede ai ragazzi, mi piace l'idea e poi me le faccio anch'io. avevo voglia di spingerci un pochettino di peso, considerando che l'ultimo allenamento l'ho fatto molto sul volume, sulla concentrazione muscolare, avevo voglia di meno roba ma più su stimolo di peso, e quindi ho fatto, mi sono ideato una scheda un pochettino più cortina, proprio per me, anche perché sono uno che da un punto di vista nervoso si cuoce abbastanza in fretta. Gli ultimi mesi, come raccontavo prima a Luca, li ho riconcentrati sugli squat, quindi facevo almeno due squat a settimana. Vabbè che nelle mie schede le gambe sono sempre due o tre volte come minimo, sono abbastanza maniaco, però non avendo io più la lombare per la questione della placca, faccio fatica a caricare peso, faccio dei pesi che sono discretamente ridicoli, anzi levo discretamente, sono ridicoli, punto. Però siccome non ha detto che mi sta trattando l'osteopata, ho un bel po' recuperato di curva e ho notato che mi riuscivo a muovere meglio. Allora mi sono fatto delle progressioni un pochettino più studiate, niente di che, banalissimo volume, e me la giocavo sulle serie e fra una cavola dell'altra, però almeno una ventina di chili sul bilanciere li ho recuperati. Ora è tanto che non stacco, sarà almeno un anno e mezzo che non faccio uno stacco, perché è il motivo per cui sono finito sempre dall'osteopata. Avevo delle infiammazioni al trapezio che mi portavano dei mal di testa assurdi che duravano giorni e giorni e giorni, non riuscivo più neanche a mettere una tracolla. E quindi adesso ho tolto uno squat e sto provando con due versioni di stacco, una classica o una sumo, che poi probabilmente finirà con trap bar e sumo o trap bar e pin pull, però ora vediamo, intanto l'ho ideata così, la devo provare. Questa settimana sono di scarico e quindi la prossima settimana si prova, vediamo chi aria tira. Te Luca, per quanto riguarda l'utilizzo dei macchinari invece? Pienamente d'accordo con Ale. Io guarda, infatti, come ne stavo parlando, mi sono ritrovato nella situazione, perché per chi mi segue saprà che ho passato, diciamo, due mesetti un po' diciamo delicati dal punto di vista della motivazione e dell'allenamento. Ora è ritornata, però al ritorno dalle vacanze d'agosto avevo perso molti stimoli. È la prima volta che mi succedeva mi alleno da 10 anni più. È la prima volta che mi succedeva, quindi ho provato anche altre strade. Ad esempio, devo dirlo, sì, anche il powerlifting. No, non l'ho provato, però mi sono messo un po', volevo giocare un po' con i carichi alti, cosa che non è nel mio stile, ma non mancano mai le serie meccaniche, sia chiaro, lo stimolo nervoso, però stavo cercando la motivazione un po' in giro, diciamo, e sono durato veramente poco, per due motivi. Il primo è che, nonostante avessi una forma, una delle migliori degli ultimi anni, mi sentivo veramente bene perché ero in calo peso, mi sentivo proprio prestante, mi stavo allenando 5 volte in sala, il calcetto settimanale non manca mai, l'allenamento di box e così via,
nel giro di una settimana, distorsione alla caviglia, contrattura al trapezio, e come la postura si è sfasata, un'infiammazione nella zona lombare, quindi ho dovuto staccare del tutto. Non ti sei fatto mancare niente, proprio. Sono passato da 1000 a 0 praticamente, quindi ho dovuto interrompere questa progressione che avevo fatto sugli stacchi, che faccio raramente, mi escono abbastanza bene perché ho le braccia molto lunghe, mentre sugli altri fondamentali sono abbastanza scarsino, soprattutto le gambe sono veramente una sega gigantesca. E quindi però, dicevo, per due motivi, uno è fisico, l'altro era psicologico. Arrivate a una soglia in cui magari c'erano progressioni tipo 6x3, tipo tantissimo la monotonia dell'esercizio. Pensare di dover restare mezz'ora, 40 minuti, a fare uno stacco, lo stesso esercizio, per me era impensabile. Quindi qua ci arrelacciamo al discorso che più macchinari ho, più io mi diverto tantissimo. Se ho una chest press da provare, una row machine, così sono un bambino il giorno di Natale, veramente per me è bello, tant'è che in questo periodo in cui ero un po' così, diciamo, demotivato, ho pensato anche di iscrivermi in un'altra palestra, perché io mi alleno dove lavoro, ma ho pensato di cambiare palestra per cercare più macchinari, cercare nuovi stimoli. Poi per fortuna è tornato un po' tutto normale, diciamo, però quello mi pesa. Infatti io sono un grande estimatore dell'instinctive training, io mi impongo in base alla programmazione quante serie settimanali fare, quanto dedicarmi agli stimoli meccanici e quanto agli stimoli metabolici, e poi cambio tantissimo gli esercizi. Non ho una routine fissa da qualcosa come 4-5 anni probabilmente. So in che periodo sono della programmazione, lì so un po', mi impongo lo schema, tipo adesso sto giochicchiando molto con le full body, faccio circa 5 full body alla settimana, mini full body, e mi sto trovando bene, alterno quelle oppure lo schema con cui mi sono trovato meglio è, io ho un petto carente, quindi ci do molta attenzione, tipo lunedì petto, martedì trazione, poi spinta, trazione, così lo alterno. Okay. Mi piacciono molto questi approcci di push-pull, sia per la parte bassa sia per la parte alta, alternarli, ci gioco molto. E quindi comunque mi impongo lo schema base e poi giro tantissimo gli esercizi, perché se no mi annoio, proprio ho problema di approccio, diciamo. Tendi a lavorare comunque a frequenze elevate. Cosa? Ah sì, io sono ho optato per queste full body proprio per tenere una frequenza alta, perché come non ero così tanto stimolato a stare in palestra, non riuscivo a stare, i miei canoni di allenamento sono sempre 2 ore in sala pesi. Così invece riesco, mi faccio l'ora e mezza, variando molto ma tenendo una frequenza alta. Quindi diciamo ho trovato questo compromesso che finora mi sta facendo allenare abbastanza bene, e poi vedrò un attimino, per ora la motivazione sale, quindi potrei spingere ancora di più. E mi ricordo che avevi postato forse un annetto fa addirittura un post sull'importanza della frequenza di allenamento, dicendo che è un fattore forse anche più determinante del volume stesso delle sessioni. Sì, e ti dirò, più passa il tempo più sono convinto di questa cosa, perché comunque due serie, se a parità di volume la frequenza fa la differenza, ma secondo me su diciamo 30 serie, contiamole le serie in maniera semplice per il volume, divise in 2 giorni, quindi 15 e 15, o divisi in 3 è sempre meglio il 3, ma ti direi che 25 serie divise in 3 giorni secondo me rendono di più di 30 serie in un giorno solo. Sì, soprattutto sì, per il mantenimento fa una differenza che ho riscontrato in me, non solo, che è veramente veramente notevole, perché in questo periodo in cui non stavo spingendo come volevo, la frequenza mi ha salvato da un mantenimento, sto tenendo bene, anzi mi sto vedendo proprio bene, perché poi comunque è associato a un periodo di deficit calorico,
quindi questa cosa della frequenza, ovviamente si parla di natural, secondo me è molto importante, mettiamola così, piuttosto dello sfinimento. Io una cosa che ho notato e voglio sentire la vostra è che una cosa su cui mi sono molto ricreduto è che contare tra virgolette il volume è veramente veramente inutile, nel senso che può essere utile nel momento in cui vuoi avere un parametro in più, un dato in più, però deve essere preso con grano salis, perché come dici te Luca, l'esempio che hai fatto, facciamo conto che faccio 36 allenanti un giorno e ne faccio 25 su 3 giorni, diciamo che l'idea di base è che io lo stimolo che in quel singolo giorno riesco a dare in 36 allenanti io lo voglio riuscire a dare per 3 volte avendo a disposizione solo 25 serie totali. Quindi a me non importa di sapere quante serie effettivamente siano, a me importa di sapere che io do uno stimolo X, una volta la do un giorno, mentre nell'altro caso quello stesso stimolo lo do 3 volte nell'arco della settimana. È questo un po' il concetto, cioè dividere il volume settimanale in più giorni ti dà quel vantaggio, perché tu in realtà non è che diminuisci uno stimolo, ma mantieni sempre lo stesso stimolo, semplicemente lo riesci a dare con meno volume, meno serie allenanti, perché programmi meglio. E c'è da dire che riesci, dividendo, riesci anche a spingere di più sull'acceleratore. È quello. Perché su 30 serie giornaliere, un soggetto avanzato, ok, le chiude tutte, però dopo 20 serie comunque inizia a essere provato. Dopo 5 serie per un soggetto avanzato, parliamo quindi di 3 giorni, 10 serie, io per me 5 serie è riscaldamento. Per me che sono abituato ad allenarmi volumi alti, per me anche 15 serie in un solo giorno per lo stesso gruppo muscolare, io ne ho ancora tanto. Però anche lì ti fa la differenza, perché magari sono 3 giorni al 100%, oppure un giorno solo, parti al 100% e poi scendi. Dopo esatto. 15 serie sei all'80%, arrivi alla 25esima che sei al 60%. Esatto. Poi per come imposto io il mio allenamento, che è sempre stile Hatfield, che per carità chiudo sempre l'allenamento con serie metaboliche molto spinte, sembra così perché uno dice sì vabbè sei già saturo, non fa la differenza. No, fa la differenza, perché anche psicologicamente sei cotto, e magari io uso molto le serie metaboliche per max e mi rendo conto che con lo stesso peso perdi 10 ripetizioni. Quindi ti cambia anche l'intensità, cambia è tutto un insieme di fattori. Certo. Però concordo con te anche sul discorso del contare, diciamo che a un certo livello, un certo status di allenamento, lascia un po' il tempo che trova. È giusto che l'allenatore le conti nei confronti dell'atleta, ma magari quando si ha una certa consapevolezza, una certa maturità, io ho detto conto le serie giusto per avere un'idea. Non, ovviamente non mi fa la differenza di una o due o tre serie. Se so che sono in un periodo di alto volume devo spingere, e se quel giorno voglio fare 10 serie in più perché mi sento Dio in palestra, faccio 10 serie in più. Se so che sono in un periodo in cui devo dare più intensità, quindi più stress meccanico, mi controllo, perché se no dico no, vabbè, perché a me piacciono molto le serie metaboliche spinte, mi controllo perché so che devo fare più quello, più concentrarmi sui carichi e così via. Allora, io molto associato. Allora, il discorso è questo. Come Luca sa, ultimamente ho anche deciso di riaggiornarmi tutti i primissimi articoli del sito. Ogni tanto lo stalkero, perché c'è qualche cosa che la riscrivo dopo 80 anni che non la vedo, non mi convince, gliela passo. Ne ha 300, Ludo, ne ha 300, siamo al 25esimo articolo. Quando me l'ha detto mi è sceso un colpo. Il discorso però, perché ve lo cito? Perché mi fa divertire. Cioè, mi sono anche reso conto che quando scrivevo quella roba nel 2008, nel 2007, ero né più né meno come quelli che adesso reputo dei coglioni. Uguale. Cioè, stavo lì a preoccuparmi se quel tipo di stimolo toccasse il GH, toccasse il testosterone, allora se che facciamo... quell'esercizio come volume vale 1,5, quello lo facciamo valere 1,4, quello lo facciamo valere 0,5 perché è di riscaldamento. E mi sono e poi ti rendi conto che a mano che vai avanti non le usi più tutte queste fesserie. Come tutte quelle
cavolate, stai lì a usare il piegometro, il grammino di grasso, la mezza plica, lo scambio sodopotassio nella bioimpedenziometria. Parti cercando di controllare tutto e poi ti rendi conto che non stai controllando nulla. E infatti mi rendo conto ancora di una cosa: a furia di seguire tutti i ragazzi nuovi che si affacciano a questa cosa, meno sono esperti, più hanno bisogno di controllare. Vero. È una specie di illusione stupidissima. Ora, il discorso dov'è? Personalmente non conto il volume da secoli. Sto lì, a volte lo spiego ai ragazzi con cui lavoro, tanto per fargli capire che tipo di ragionamento si fa, ma proprio in senso molto lato. L'unica cosa dove conto il volume è in quei movimenti in cui non faccio bodybuilding ma cerco prestazioni. Io, ovvio per tutti, però alcuni ancora mi rendo conto che se lo dimenticano, tu fai lo squat e puoi fare uno squat per allenare i muscoli o uno squat per allenare la prestazione. Che detta così può sembrare ovvio per chi lo fa, ma da fuori ti guardano sempre tipo che cazzo stai dicendo. Allora, quando sto cercando una prestazione, il volume me lo calcolo. Quando sto allenando il muscolo, sinceramente me ne frego. Se mi rendo conto che mentre mi sto allenando, anche perché il discorso è questo, un po' il ragionamento che facevate prima, arrivo in sala e sto benissimo, mi sono imposto 20 serie, ma me ne sento 25 perché non le devo fare, oppure mi va di aggiungerci quel qualcosa, mi sono divertito con quella lat machine e mi sento che le tre serie che avevo previste sono, ce ne vogliono mettere altre due, oppure di contro arrivo e mi rendo conto che mi ero programmato 8 esercizi, ma quel giorno è andata malissimo ed è già al sesto, non ci sono le altre due, che le faccio a fare, tanto per muovermi? Allora, a quel punto cosa dovrei fare? Tornare a casa, rifarmi tutti quanti i calcoli di quello che ho fatto, e siccome ormai avevo deciso che all'interno della settimana dovevo fare un tot di lavoro, quello che ho perso in quel giorno lo devo aggiungere in un altro, oppure quello è lo devo levare. Ma perché tutto sto macello? Cioè, non ha completamente senso come cosa. Non ce la vedo. Non ti dico che sono per gli allenamenti istintivi, perché a differenza di Luca mi piace avere uno schema da seguire. Mi piace parecchio. Anche perché a me piace quell'idea di arrivare, non ti dico in overreaching, ma quasi, perché mi dà un metro sull'essere arrivato. E se invece cambio di continuo stimolo, non capisco. Sì, è vero, mi alleno di più, ci spingo, probabilmente mi cuocio dopo, ma non capisco bene cosa ho beccato e cosa no. Invece preferisco portare anche un movimento ad esaurimento, quindi non riuscire più ad aumentare carico o ripetizione o serie, o arrivare al punto in cui lo fai esattamente come prima ma non lo senti più, e quindi doverlo sostituire piuttosto che doverlo variare di continuo. Quello mi è sempre piaciuto, così come mi è sempre piaciuto allenarmi a carico fisso. Quindi se mi impongo un 3x8 e decido che ne so, ho 40 kg di manubri, li voglio fare tutte e tre con i 40 kg di manubri. Preferisco eventualmente perdere delle ripetizioni verso la fine, che ne so, la terza serie te ne vengono 5 o 6, ed impegnarmi a farle uscire tutte e tre da 8 all'interno delle settimane come progressione, piuttosto che per esempio rendermi conto di essere stanco e scalare a 38 o 36 solamente per arrivare al 3x8. Certo. A me quella parte di scheda fatta tipo tabellina di matematica a scuola all'elementare, 3x8, 4x... non ci esco, pazzo. A un certo punto una delle mie vecchie idee è: devi diventare forte sulle ripetizioni che vuoi. Certo. Quindi che senso ha che io mi impongo di fare 8 ripetizioni e poi per farle a un certo punto parto da 40 kg e finisco a 16? Ci ho fatto. Vero. Su questa cosa ci avevo scritto un post anche io, perché io ho detto molto spesso non seleziono le serie e le ripetizioni, ma seleziono il carico e poi quelle verranno da sé. So che su panca 30 ho diciamo 10 colpi con 32 kg di distensioni. Io prendo 32 kg perché voglio fare 32 kg e poi
il cedimento tecnico farà il suo corso, cioè ne farai prima 12, 10, poi 8, poi no, 9, 8, 7. Non so se vi è mai successo, cioè a un certo punto neanche le conti più. Sì, tanto so che cedo quel range di ripetizioni. Lo sai che arrivi lì, non le conti, cioè non sei neanche lì a sapere se ne fatte 7, 8, quelle, cioè, lo sai quelli che ti escono, punto, stop. È un pochettino come quando alleni i ragazzi, li vedi e gli dici vabbè sì, ma ancora ne hai altri 5, 6, no, ma io sono cotto, vedi che ce li hai altri 5, 6, perché si vede, quindi a un certo punto la prendi quella percezione. C'è Ludo che vuole dire una cosa da 10 minuti. No, è super interessante perché... in realtà io in questo momento sto lavorando con un'ottica chasing the logbook per la mia volta, poi in realtà, e nel senso io ho sempre tenuto dei log così come avete fatto voi. C'è stato un periodo in cui facevo più o meno come Luca, un periodo in cui facevo come te, comunque variazione costante di esercizi. Vai tranquillo, vai a far la cacca, dove vai? No, io faccio vedere una cosa, parla. Dicevo, un periodo in cui facevo con variazione costante di esercizi, un periodo in cui invece li tenevo di più. E, adesso quel che faccio è, sì, come due, il discorso è semplicemente questo, ragionare prima sul carico, perché lo stimolo te lo dà da una parte l'intensità di carico, quindi il peso che sollevi, e dall'altra l'intensità percepita, quindi il grado di cedimento che raggiungi. Quindi se faccio tre serie, se devo fare tre serie da 8, in realtà sto dicendo devi fare tre serie con un 8 RM. Quindi ha senso fare tutte e tre le serie con quel carico, raggiungere sempre il cedimento tecnico, perché se io inizio a lavorare su 36 kg, un esempio di Alex, su 16 kg, eccetera, di fatto sto facendo un 3 con un 8 RM, un 10 RM, un 12 RM e via discorrendo. Quindi sto totalmente cambiando stimolo, che poi sia giusto o sbagliato lasciamo stare, però... il punto è che cambio stimolo, quindi faccio una cosa che non corrisponde all'obiettivo specifico della scheda. Quindi questo è, secondo me, un punto importante, cioè ragionare prima di tutto sui carichi che si utilizzano. Non so, Alex... No, e dici che stai facendo? È tanto per farti vedere una roba, tanto per divertimento, l'ho trovato l'altra volta per sbaglio. Siccome ero ignorante fin da subito, questo praticamente è il primo quadernino che ho utilizzato entrando in palestra. Ancora qua c'è segnato un peso di 62 kg mio, ma... con tanto di data. Esistevano tre quaderni? Io prendevo i quaderni di cartone e a quel tempo esisteva già la carta e i quaderni. Sì, però dovevi andare col calamacchio e con la penna di Oca. No, però per dirti, io ho sempre avuto sto tipo di mania, che poi mi divertiva sta cosa, perché ho sempre citato sul mio sito il veterinario che mi ha cominciato a seguire, praticamente le schede sono fatte ancora con la sua calligrafia qua sopra. Da qualche parte dovrei avere ancora anche la mia prima dieta, che è su un foglio di ricetta dell'Eucanuba, tanto per darti un'idea, perché praticamente io facevo bodybuilding in uno studio veterinario. No, allora a me questa cosa qua è sempre piaciuta abbastanza, di avere comunque un certo tipo di lavoro standard da portare avanti. Anche perché a volte mi aiuta a capire quando ho un impiccio, cioè quando mi alleno solo, cioè praticamente quasi sempre, a volte capita che diventi autistico, cioè ti fissi su una cosa e punti solo a quella. A un certo punto ti ritrovi con un impiccio di quelli mostruosi che va in stallo totale, non riesci a sbloccarla in nessunissima maniera, sembra che sia l'ostacolo più difficile del mondo. Ti stufi, nel momento in cui ti stufi vai da qualcuno che conosce, di cui ti fidi, e dice: senti una cosa, a me è successa sta cosa, ma tu che pensi? E loro ti danno una soluzione in 37 secondi. Tu 97 centesimi di secondo dopo pensi: ma io sta cosa la sapevo, perché non l'ho fatta? E ti senti idiota, perché ti rendi conto che ti sei autoblindato all'interno di una cosa che già sapevi benissimo come dovevi oltrepassare. Allora, l'utilizzo del diario
che è una cosa che io ho sempre fatto in una forma o nell'altra, che sia il quadernino, che siano, poi mi sono creato delle schede fatte apposta in cui poi, mi aiuta a capire, per esempio, ho avuto lo stallo in quel muscolo. Sì, è vero, magari puoi guardarti la fotografia, puoi pensare alla percezione, puoi anche averti preso, che ne so, l'applico o il centimetro per vedere le varie differenze, per carità. Ma di solito il muscolo che non ti cresce è quello che stalla. Allora, cercando di capire attraverso i carichi che ho usato e le progressioni che ho avuto, dove sono salito e dove non sono salito, a volte capita, per esempio, che ti rendi conto che rubavi di braccia o che rubavi di spalle e che magari stavi levando al dorso. Certo. Ed è una cosa che mi è tornata molto utile quando poi ho cominciato a lavorare online. Che detta adesso sembra che sia una cosa che uno che faccia da una vita, ma a me a lavorare online mi hanno convinto nel 2016. Certo. Perché io non è che sempre uscito pazzo per il live, essendo cresciuto in sala. Poi mi sono incominciato a sperimentare, però a un certo punto ti rendi conto, questo mi esce, quello non mi esce, guarda caso, quello che esce è anche quello dove hanno le progressioni. E là ci incominci a ragionare. C'è un deficit di movimento, c'è un deficit di attenzione, non ti piace, ad esempio, non so se vi è capitato, le gambe. Tantissima gente non progredisce nelle gambe e ti rendi conto che non ci aumentano manco mai pesi, semplicemente non gli piacciono, hanno quella sensazione di spingerci tantissimo, ma in realtà non ci stanno facendo un cavolo. Perché non gli piacciono, quindi già sono partiti stressati. Certo, ma no, questo è comunissimo. Infatti, Danilo Triboli, che è un grandissimo atleta che si allena da me in palestra, mi disse: le gambe iniziano a crescere quando inizia a piacerti allenarle. Basta, non ci sono santi. O ti piace e allora ti escono delle belle gambe, o logicamente sei geneticamente portato, oppure non crescono, non cresceranno mai. Ed è bello questo discorso che hai fatto, perché io ad esempio quando vedo che c'è uno stallo o una problematica sull'allenamento, un calo di performance eccetera, il logbook è super utile perché mi permette di rivedere quello che ho fatto prima di quella sessione. Esatto. Quindi ultimamente avevo scritto un po' su Instagram in cui sentivo che il petto non aveva ben recuperato, quindi semplicemente vado a rivedere la sessione precedente di petto e riduco un pochetto la molle di lavoro, perché evidentemente in quella sessione ho fatto troppo. Io addirittura io l'ho fatto sempre per istinto, mi piaceva lasciarmi degli appunti per l'allenamento dopo, e poi sono delle cose che ho incominciato ad insegnare anche ai ragazzi che seguo. Lascio dei segnetti, ad esempio se mi rendo conto che ho esagerato, magari per orgoglio non cambio il peso in quella sessione, nello spazietto della settimana dopo ci metto un meno e mi rendo conto che ci devo andare un pochettino più tranquillo perché ho fatto una cagata quello prima. Bravo. E io scrivo tra parentesi app. Io vado a segnetti, ho i miei segnetti. Se per esempio la serie la chiudo ma arrivo preciso preciso, ci metto il triangolino. Se vedo che invece mi è venuta facilissima, gli faccio una spunta. Oppure se ho la sensazione di poter provare a incrementare qualche peso ma non troppo, trovi tipo un più o un più se gli devo mettere di, che sembrano delle cavolate, però magari a un certo punto ti ritrovi una scheda in cui hai, che ne so, 4x10 di squat, cioè buttato, che ne so, 120 kg, però nella prima settimana ti trovi un triangolino, la seconda settimana ti trovi un'ondina, io una via di mezzo, la terza settimana ti trovi un visto, la quarta settimana ti trovi un prova di più. Sì, sempre 3 da 10 con 120 kg, quello che cavolo è. Esatto. Però hai avuto la tua progressione magari ad effort. Diciamo che sono le uniche cose che monitoro di continuo, a differenza di tutte queste mode che vanno adesso. Sono percettive, che sono empirismo, è questo il punto. Cioè sono quelle che servono. Esatto, esatto. Il termometro, l'ossimetro, la pressione, cioè, siamo arrivati al punto stupido in cui ti dicono che non posso fare le pliche ad un ragazzo, perché la plica è una visita medica, o non gli posso misurare la coscia, quindi se vai dal sarto, il sarto ti sta facendo la visita medica, ti sta prendendo, non le misure, cioè, che lascia il tempo che trova, ridicolissima come cosa. La cosa te l'ha detta qualcuno.
Poi sto facendo lo sport estetico, ti misuro una pliga tanto per essere sicuro che non sei ingrassato, che non sia acqua, giù di lì, è una visita medica, quando in realtà è un aiuto ad una valutazione estetica. Va bene, ok. Però quella è tipo abuso di professione, che è ridicolo. Poi ti dicono che devi uscire di casa col glucometro, perché ti devi fare il buco, perché ti serve la goccia di sangue per capire quanta di insulina, devi metterti il termometro nel culo per capire se sei in overreaching, ti devi misurare la pressione, e se ce l'hai ti compri un ossimetro, non fa schifo, così controlliamo l'ossigenazione. Quello non è abuso medico, no? Quello va benissimo. No, cioè, vero, vero. Le trovo delle cose che si sta arrivando ad un livello di ridicolo assurdo. No, secondo me il punto che deve passare molto da questa discussione è che bisogna ragionare in primis, ed è questo il motivo per cui va bene monitorare tutto con logbook, ma ha anche un suo ruolo importante l'allenamento istintivo. Cioè, ragionate sullo stimolo. E lo stimolo lo devi sentire. Cioè, io per esempio come mi approccio, se mi preparo la scheda, me la scrivo, ok, la prima volta vado in palestra, la provo e là realmente improvviso, nel senso, mi sono impostato due serie di pressa, vado, faccio, se mi sento di poterne fare un'altra perché non ho ancora esaurito lo stimolo su quell'esercizio, ne faccio un'altra. Se mi sento che dopo la prima sono cotto, mi fermo là. Se arrivo cotto a un certo punto, tutto il volume che c'è dopo, tutta la mole di lavoro che avevo programmato, la tolgo. Perché? Perché sono cotto, è inutile che continuo. Perché? Perché sono in linea con le mie percezioni. E questo mi ha portato a riconsiderare un sacco tutti i numeretti che erano stati dati, che danno di range di volume, range di ripetizioni, che sono utili, indicativi e tutto, però io sono fuori dappertutto, cioè sono fuori da tutti i parametri, da tutti. Ma il problema è che quei parametri variano. Allora, il discorso che fai tu è quello che ti facevo all'inizio. Mi sono fatto la scheda nuova e ci ho messo due stacchi e ti ho detto, sono partito programmando un regular, un sumo e uno squat, che ti ho detto subito. Tu poi finirà sicuramente che uno finisce con una trappa e uno finisce con una, perché lo trovo e non mi ci trovo. Cioè, non sto lì a spaccarmi la vita o ad ostinarmi, se capisco che è un problema tecnico, va bene, mi metto là e ci lavoro. Se mi rendo conto che quel tipo di schema non funziona perché impatta troppo, lo cambio, chi se ne frega. Certo. Cioè, non, anche poi altra cosa. Sempre periodo Imola, per farti un esempio, che te lo uso come esempio perché era un periodo in cui ero molto tranquillo, zero stress, niente, ok. Io ho avuto dei periodi in cui mi riuscivo a fare anche 21 allenamenti a settimana. Mi allenavo, mi svegliavo la mattina, mi facevo l'allenamento di cardio, non avevo niente da fare, andavo in palestra, mi allenavo la mattina, poi andavo il pomeriggio e mi riallenavo il pomeriggio. Non conoscevo nessuno, cosa vuoi che fai la domenica in un posto in cui non conosci nessuno? C'è la palestra aperta, novità rispetto a noi, perché da noi Fawcett è aperta di sabato, quindi figurati, quindi arrivi lì, aperta di domenica, che fai? Mi ci alleno. Era fissa. Era un periodo in cui chiacchieravamo con Gianmaria Martola e avevamo preso come esempio una scheda di Zach Ziller. Sì, che era quella su 8 giorni, mi sembra. Sì, sì, sì. Sì, era un inferno. Ho detto, sai che c'è? Ora mi ci diverto. Andavo da Dio, mi ci sono veramente divertito. Se la vedo adesso scoppio solamente a leggerla. Perché adesso mi rendo conto che, per esempio, riesco a fare 4 allenamenti pesanti e uno deve essere molto free. Perché per ora ho bisogno di un giorno di recupero. In quel periodo mangiavo 5.000 calorie e riuscivo a svuotarmi. Avevo bisogno di farmi le ricariche. L'ultimo anno a 1700 calorie ingrassavo. C'è da dire che 5 serie, 4 serie, quello che è di 10 anni fa, di 5 anni fa, non sono 5 serie di adesso. Perché sì, 3x10 di questa settimana non sarà uguale al 3x10 della prossima, e ci si ricollega anche al discorso. Fate voi settimana in settimana. Io adesso, cioè io prima mi allenavo con più volume, ottenendo meno risultati. Adesso mi bastano 4 serie di lat machine e io
posso anche andare a casa, cosa che purtroppo per fortuna non succede, con la schiena in pump. Quattro serie che... Ma sì, ma infatti anche lì ritorna quel discorso. Allora, i bei numerini sul volume sono carini, ma sono carini come tutti i numerini finché li lasci sulla carta. Cioè, mi sento bene, lo tengo. Mi sento male e sono più basso. Le famose finestre tra minimo volume e massimo volume cambiano anche in base a cosa fai nella vita. Periodo tranquillo, hai una forbice che è grossa così, periodo in cui stai male, hai un sacco di casini, il tuo volume da qua diventa questo. E poi, altra cosa, come le fai quelle serie, come dici tu? Cioè, quanta gente incontrate, almeno a me capitano di continuo, io scuoto con 180 kg, con 160 kg, ma i gambini così. A un certo punto gli cambi completamente lo stimolo dello squat, scendono a 70 kg e la coscia diventa così. Anche lì, su cosa lo calcoli? C'è alzata laterale e laterale. Classico esempio che... Cioè, i classici due esercizi più cannati in sala pesi, la lat machine e l'alzata laterale. Quanta gente c'è che si fucile di alzate laterali fatte malissimo e la spalla non ha nessun tipo di stimolo. Poi arriva uno che sembra un cretino con 6 kg e gli esce fuori lo spallone bellino. E quella anche dell'alzata laterale è una mia guerra, quindi ti capisco. Credo che penso che sia una guerra più o meno di tutti in realtà, però il discorso è quello. Quando tu hai calcolato 30 serie di alzate di spalle e le fate magari tutte ad alzata laterale, semplifichiamo il ragionamento proprio portandolo a termini tutti. Ma sono 30 serie fatte male. In realtà effettivamente vere ne hai fatte 5. Sul pezzo di carta ne hai fatte 30, ma vere ne hai fatte 5. Quindi a quel punto cosa ti è servito stare lì a farti tutti quanti i calcoli, i calcolini, i calcoletti che magari ci hai ragionato su 6 ore e non hai fatto niente? Ritorniamo a quelle vecchie risposte che uno butta per fare ridere su Facebook, ma che poi sono vere. Cioè, smetti di farti le pippe e vai in sala e allenati. Che fai? No, ma è esattamente quello che andrebbe detto la maggior parte delle persone che adesso si stanno approcciando a questo settore, perché purtroppo ci sono degli input e delle mode sbagliate che necessariamente, per ragioni di marketing e di vendita, vogliono darti delle formule, qualcosa di concreto su cui basarti, no? Perché obiettivamente, dai, parliamoci chiaro, se io vengo, arrivo a neofita che dice devo fare sala pesi, voglio mettere un po' di massa, e lo prendo e lasciamo stare che di neofita è tutto, però gli faccio percepire come dovrebbe essere un allenamento di gambe per far crescere le gambe, quello prende e se ne va. Si mette a fare Monopoli, si mette a fare tennis, si mette a fare qualcos'altro. A meno che non gli piace subito. Bravo, ma quanti gli piace? Perché ci sono. A quanti però gli piace? Guarda, ti posso dire una cosa. Da un punto di vista tipo di personal, li faccio, te l'ho detto, da relativamente poco. Anche perché un po' come Luca, vivendo in Sicilia, stando al sud, non... La mentalità qui non esiste. Qua ti fanno i mensili a 30 euro e già ti chiedono i 5 euro di meno, ti fanno la chiacchiera per il certificato medico di 10 euro. Quindi nel momento in cui tu ti presenti, gli dici anche stesso che per un personal vuoi 15 euro, che è un prezzo tipo da WooCompra, ti dicono mi costi quanto un mese. Quindi sono quelle cose con cui mi sono riuscito a divertire tantissimo uscendo fuori. Uscivi fuori, ti vedevano che ti allenavano, sì, ma tu fai l'allenamento, sì, quanto vuoi, punto, stop. Cioè era lì, hai detto, aspetta, esiste un'altra parte di universo in cui fare questa roba è anche facile, ok, mi fa piacere. Quindi io sono ho incominciato non mi ricordo se era il 96 o il 97 ad allenarmi, avevo 17 anni, 16 anni, non mi ricordo, ed era l'epoca pre-internet, quando, come diceva Luca, erano appena usciti i quaderni e le penne Biro, non c'era né a me la gente mi cercava direttamente in palestra. Allora lì, anche se non pagato, perché ovviamente io la prima volta che ho visto uno stipendio in sala pesi credo che si sia fatto poi il 2010, tanto per darti un'idea, io in tutti quegli anni ho lavorato gratis in sala pesi, lo facevo perché mi ci divertivo, gliela aprivo, gliela chiudevo, ci stavo dentro,
che poi è una di quelle cose che mi fa uscire pazzo adesso di quelli laureati in scienze motorie. Ti sei laureato da 37 secondi, non sei mai stato in una sala pesi, non hai idea di cosa voglia dire una sala normale alle 7:30 di sera di lunedì, quando ti ritrovi che sembri tipo Pac-Man inseguito dai fantasmini, perché ti devi, ne hai 200-300 da seguire contemporaneamente, ma pretendi il contratto ed essere pagato tuttora perché sei Gesù Cristo calato in terra. Lasciamo stare questo discorso e andiamo avanti. Lì cosa fai? Avendo la pasta da lì, ho tenuto sempre lo stesso stile anche negli anni dopo. Allora io cosa faccio? Entro in una sala pesi. È pieno di gente che ovviamente non è andata lì per fare bodybuilding, quelli si divertono. Chi lo vuole fare meglio, chi lo vuole fare peggio, chi è scontento perché non è seguito. Ci sono anche quelli là che se tu gli dai troppi consigli o gli stai appresso, si scocciano perché si sentono pressati, si vogliono rilassare, non vogliono le rotture di scatole. Quindi devi anche imparare a capire le persone che hai davanti. Quando capisci che hai mezzo spiraglio di porta aperta, tu provi a dargliela quella qualcosina di più, a fargli capire come possono fare quella serie fatta meglio. C'è chi la prova una volta, va in bagno, ti vomita e ti dice basta, non ne voglio più sapere. E c'è quello là che ti dice, beh, figo così, aspetta, ma si può fare su tutto? Sì, ma lo fai fare? Sì, però adesso è lunedì, sono le 7, ti sbuca martedì alle 2 quando sa che non c'è nessuno e che gli puoi dedicare un'oretta perché siete in tre. Certo. E da lì te lo trascini. Sì, questo assolutamente. Assolutamente. Cioè, queste sono veramente purtroppo mosche bianche. E ricollegandomi infatti al discorso che facevi prima, Ale, sulla i numeri e diciamo essere più correlata alle sensazioni o altro, spiegare che se ne hai di più puoi spingere di più, se ne hai di meno puoi spingere di meno, è molto molto difficile, soprattutto a distanza, mentre dal vivo è anche più facile far capire. Quando trovi queste mosche bianche, delle volte non c'è neanche bisogno di spiegarglielo perché ce l'hanno nell'indole, chi gli piace allenarsi, chi si sa allenare, se ne ha di più, spinge di più. Però per gli altri c'è una soglia di un cedimento psicologico così basso che se tu per caso dici quello che hai detto adesso, cioè che hai detto prima, ovvero se il giorno ne hai un po' di meno, faccio una serie di meno. Gli sembra Natale a questi ragazzi. Vero. Si fa una serie di meno sempre. Invece per quello ci vado molto molto cauto a dire queste cose ai ragazzi. Però è sempre spingere, gli impongo uno schema. E allora, quello è uno dei motivi per cui, per esempio, quando seguo persone a distanza, gli do la scheda fissa. Non gli do mai, difficilmente gli do il range, perché se no scelgono sempre quello più basso probabilmente. Sì, però per dirti, che ne so, vabbè, adesso ti sto ora gioco sporco, molto sporco. Angelo, quel ragazzo che porti in gara, ecco perché ti dico gioco sporco, ti sto citando ti sto citando uno di quelli meglio che mi sono capitati nella vita ad allenare. Nonostante tutto, che lo fucilavi tipo con 6-7 allenamenti a settimana, e le mie schede sono pesanti, a volte ho detto, qualche volta mi bestemmia dietro, invece se le sempre ogni tanto ti sbucava e faceva, sai che c'è, ci ho aggiunto due serie di squat, e la ti fa piacere. Però all'interno del discorso che fai tu della gente che si risparmia, c'è un discorso. Uno che ha quel tipo di cedimento psicologico così facile su tutto, in teoria non dovrebbe farsi seguire online. Quello è vero, cioè, però sappiamo che strumento è uno strumento che fa di moda. Lo so, però è provocativo. So che questa cosa qua è impopolare perché c'è gente che seguo 9 miliardi di persone, ne seguo ho 700 milioni di atleti, ok, va bene, perfetto. Poi andrebbe anche visto come li riesce a seguire, ma lascia stare quel discorso. L'online è per un'utenza, non ti dico tanto, ma quantomeno medio avanzata. Magari non devi per forza essere agonista, perché con l'agonista è veramente facile lavorare, hanno tutta una serie di percezioni, capiscono subito se è bene, se non è bene, quando è meglio, quando è peggio, quando mettere, quando levare, sono molto istintivi.
sanno percepire. Uno che fa fatica a chiuderti quattro esercizi di spalle in una giornata, tipo in una monofrequenza, troppo presto. Il problema è anche come io, tipo ad esempio, quando mi chiedono informazioni sul servizio, eccetera, dico sempre, sottolineo nella mail, che io non alleno principianti. Tutti. Sì, sì, non ce n'è mai nessuno che sono principianti. Ovviamente, perché lo step successivo è vedere i video, quindi gli chiedo una decina di video per capire il tasso tecnico, e il 70% hanno 8 esercizi su 10 da correggere. No, anzi, sono stato molto buono. Guarda, io ho una scheda. Questo era per dire che anche definire il livello non è facile, perché se fai un'autocertificazione sono tutti almeno intermedi avanzati, ma la verità è che li dovresti anche vedere dal vivo, perché anche un video non rende di quanto uno può, margine di quanto buffer, termine che a Ludo piace tantissimo, di quanto margine uno ha nella serie, anche perché poi nel video vedi una sola serie solitamente, però è anche vero una cosa, ed è uno dei motivi per cui poi negli anni mi hanno convinto a fare l'online. Te la racconto pure questa cosa. Ero subissato di ragazzi che mi facevano richieste. Io gli dicevo: guarda, ma online sinceramente preferisco dal vivo, non mi ci trovo. Ed erano tutti ragazzi che poi te li ritrovavi ad andare da della gente improponibile, che se adesso penso che siamo noi tre che stiamo parlando, ti farei anche i nomi, se poi mi ricordo dove finisce questa cosa mi taglio la lingua e anche un piede, mi ricordo di starmi zitto. Ci fu un ragazzo, fra l'altro un campione italiano, con cui chiacchieravamo spesso, che mi ha detto: Ale, ma se non te li segui tu, vanno a dare i soldi ad uno che è un coglione e si fanno male. Dice: a quel punto quantomeno sai che li segui, non te. E ho incominciato a provare, mi ci sono anche trovato. Ora, è vero che tu a distanza non riesci a calcolare effettivamente i margini veri. Là devi un po' andare sulla fiducia, quello è vero. Ma lì dovrebbe anche essere interesse del ragazzo sfruttare una cosa che può sfruttare. Cioè, ad esempio, te la butto proprio terra terra. A chi non piacerebbe anche solo come esperimento farsi, che ne so, un periodo con Patrick Tour, o che ne so, con Rambo, o comunque uno di questi preparatori giganteschi. Però sinceramente, se dovessi analizzare e sapere il tuo livello attuale, è come se metti il nostro su un pandino 750. Cioè, se sarebbe una cosa che è sprecata probabilmente, sì, ok, bello per studiarci, per sperimentarci, però non avresti mai quello che può avere un atleta che è pronto per lavorare con quel tipo di preparatore. Così come un atleta avanzato che va da un coach che si allena da 2 mesi, che cavolo gli deve fare? non è neanche l'antipasto. Però io ho una scheda base. È la classica full body, che fra l'altro una scheda, è anche una delle schede che ho amato di più in vita mia, che sono tutti fondamentali in full body. Infatti, prima di prenderli, grosso modo, gli faccio questo tipo di ragionamento. Gli dico: sai che fai? Fatti questa 3 settimane e mandami i video. Se mi rendo conto che sono ad un livello in cui non ti sai sistemare su uno squat, non ti sai sistemare su uno squat, su uno stacco, non sai fare una lotta machine, non sai chiudere una trazione, non sai vuoi fare una panca, a distanza come cacchio ti segui? Come vai da una persona e gli dici che per allenare il dorso, che ne so, devono pensare di spingere il gomito in basso, devono tirare di gomito e non di braccio, se non sono in grado neanche di capire la differenza tra un'alzata laterale e un colpo di trapezio? Puoi stare lì, con alcuni ti ci metti anche, ti fai le telefonate, gliele spieghi, gli passi i video, ma alcuni sono talmente tanto indietro che non arrivano neanche a poterlo capire. E non è essere stupidi, è proprio immaturità vera e propria. Certo. Là non ci puoi fare molto, Là devi essere onesto tu e dirgli: guarda, se vuoi possiamo andare avanti così. Lo stesso però sappi che dei 100 che ti posso offrire, tu in questo momento sei in grado di riceverne 15. Se per te va bene, amen. Io ne ho tanti che mi dicono: sai cosa c'è, Ale? Lo so, me ne sono reso conto, ma senza di te farei dei disastri totali, quindi preferisco così.
E altri prendono altre strade, ma senza nessun problema. Devi essere cosciente come cosa, no? Guarda, anche a me è capitato di chiudere, adesso tra virgolette, perché non era neanche nato il rapporto di collaborazione con qualche ragazzo, perché una volta visto il tasso tecnico gli ho detto guarda, perché dopo tot anni ti rendi conto di cosa è recuperabile e cosa no, perché ci sono correzioni fattibili anche a distanza, altre meno. Io vedendo, mi è capitato 3 o 4 volte a dei ragazzi dire guarda, totale sincerità, non me la sento di prenderti i soldi, perché sarebbe, ma il problema è che la maggior parte di chi fa coaching online accetta chiunque senza vedere il tasso tecnico, non capendo che è uno scambio bidirezionale. E io quando prendo un ragazzo lo vedo come un mio biglietto da visita, oltre che ovviamente il rapporto con l'informatica, eccetera. Non voglio far passare come una materializzazione della persona. Cioè, io sto mandando in giro una persona che dicono quella è seguita da Luca Usai, se non ha, se si allena di merda, se non ottiene risultati, cioè è un mio atleta, vuol dire ci passo io. Quindi anche fare queste schede tutte uguali che mandano in giro senza controllare il tasso tecnico, poi se si fanno male, anche in palestra la gente parla, il mondo bene o male è sempre piccolo, troverai nuovi polli di 16 anni da sfruttare, prenderti il tasso, finisci lì. Preferisco tenermi la mia dignità, preferisco far ottenere risultati alle persone, ma filtrarle molto. E il problema è che è molto basso anche il livello che c'è nelle palestre degli istruttori di sala, che per carità non gli si può chiedere chissà che cosa, essendo pagati dei 4 e 6 euro l'ora. Però se almeno lì lavorassero un minimo bene, sicuramente ci si potrebbe affidare un attimino di più, perché io personalmente, a meno che non conoscevo l'istruttore in palestra, e non è capitato spessissimo, non mi è mai saltato in mente di dire vai dall'istruttore e farti correggere, perché sarebbe stato peggiorare la situazione. E lì ci si ricollega di nuovo al discorso che facevi tu dei laureati in scienze motorie, e non solo, perché parliamo anche di quelli che si fanno il corsetto del fine settimana, che pretendono poi di trovare subito lavoro in un mercato ipsacro, o che ci sta non essere pagati come raccoglitori di pomodori, per carità, assolutamente, però il discorso è che la sala pesi è più quello che ti dà a livello di esperienza lavorandoci, piuttosto a livello economico, perché se pensi di avere un ritorno economico facendo l'istruttore di sala, hai sbagliato totalmente mestiere. Almeno che la sala non è tua. Sì, esatto, ma non fare poche ore comunque. No, guarda, ieri chiacchieravo con un ragazzo che mi scriveva rispetto a quella specie di sondaggio che avevo fatto su Instagram, e mi raccontava che aveva trovato un allegro corso per certificazione da istruttore di sala, non faccio il nome dell'ente, comunque totalmente online, su 10 domande da consegnare quando vuoi. Passavi, basta che ne indovini 6. Fantastico. E praticamente penso che se glielo fai fare a un bambino di 5 anni e mette le crocette a caso, ha delle possibilità di passarlo. Statisticamente può essere. Cioè, capito dove è il discorso? È un po' ridicolo. Però riallacciandomi a quello che dici tu, il cliente non è solamente il tuo biglietto da visita, perché è vero, verissimo, per carità. C'è anche quella, almeno questa è una di quelle cose a cui io sono molto legato, c'è anche quell'idea di progetto da portare avanti assieme. Vero. Io ho sempre detto una cosa, questa è una di quelle cose che ho raccontato ad Angelo quando abbiamo incominciato a lavorare assieme. Io ho detto, guarda, io quello che posso fare è farti da guida. Mi è molto piaciuta sempre la similitudine del GPS. Tu che alleni sei un cazzo di GPS. L'impostazione del GPS te la deve dare sempre la persona che segue. Certo. Voglio andare a Mare Bellino, mi voglio fare le vacanze a Mykonos, voglio salire su un palco. Tu gli imposti il lavoro così come pensi che possa essere più rapido da raggiungere. Se però invece di fare, che ne so, Reggio Calabria-Milano in una tirata,